Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sì. E lavoro da quando avevo 17 anni. Ok. Wow, come mai? Sono una persona abbastanza solare, Bello. decisa, Decisa. anche empatica, però un Oh, po' oh. nervosa Ah, in no. alcune Da dove stai situazioni. uscendo? Non sei nervosa. No. E mi infastidisco molto facilmente e lo do Ok. a vedere, purtroppo. Ok. Bello, bello, bello. Perché hai iniziato a lavorare a 17 anni? E ho iniziato Anche a secondo me lavorare a abbiamo 17 una certa un'aura. aura, Vedi? aurea, Vedi che sì. ti comprendo. C'è una sorta di cosa in comune. Tu cosa ne pensi del dissing tra Tony e Fedez, Che visto com'è che sta? spaccano, mi è piaciuto più Fedez nel dissing, però Di quello divertente, che ha detto o di bello. quello che ha cantato? Tutto, mi è piaciuto molto tutto, è bello, i dissing sono sempre piacevoli da guardare, ascoltare. Deve piacermi a livello caratteriale, deve Ok, proprio esserci un un elenco, cinque qualcosa. cose. Soldi. Ok, Soldi, ovviamente. seconda. La seconda deve esserci feeling, deve esserci Feeling. intesa. Terza, altre cose Ma da questo mettere non nel lo so. pentolone. Deve essere una persona ambiziosa. Ambiziosa. Ultime Ricca. due. Vabbè, Ricca, già l'abbiamo avevi già detto, soldi. messa e non lo so. Che ti rispetti? Eh beh, quello ovvio, cioè lo do per scontato. Ok, giusto. Domanda, Beh, comunque curiosità mia bravo. personale, Vai, vai. curiosità personale. Il reddito medio mensile di un tuo papabile compagno dovrebbe essere almeno di... Quanto deve guadagnare al mese? Quanto gu deve guadagnare non lo so, a me A grandi linee. Qua, a grandi linee. Che lui ti dice, questo è il mio stipendio, e tu dici, ah cazzo, bene, allora va bene. Beh, contando che a me dovrà darmi, cioè mensilmente le mie spese saranno sui 60.000, più o meno. Cazzo è Ma 80.000 euro? quindi Ma che Michelle, stai dicendo, ma un Michelle? escort costa meno, scusami. Ma io non sono un Ma che escort, cazzo io ne non ho dei sono, soldi. Ma Non è uomo non la stessa l'ha, ma cosa, letto, io fa non ma lei. do dei servizi. No, aspetta, sta uscendo il dito. Ok. Ah, aia! Sì, però mi fai male. Figa, c'hai le unghie, mi trapani di tutto. Ma facciamo carta forbice sassa 3. Tanto io manipolo anche carta forbice sassa. Ok, carta forbice sassa 3. Se vinco io non siamo più amici. Va bene. Ma qualcosa in Ma l'hai più. Da perso il treno? 20 minuti, Giulia. Vai. Se vinco io non siamo più amici, ma qualcosa di più. Se vinci tu, amico per sempre. Hai 3. Quindi primo che arriva ai 3. Molto poco. Ok, beh, bestemmi. Certo, porco Dio. Ah, perché va su YouTube questo? Devi bipparlo. No, io bestemmio dalla mattina alla sera. Non si vede su YouTube perché voglio tenere il profilo per ingrassare il portafoglio. Giusto, giusto. A parte che non è che me la proponevano. Cioè, chi è che ti propone di... Toh, inizia a fumare? Ma sei un figlio di puttana, Vabbè, se dai. lì con un gruppo tutti fumano, Se ne vuoi lì con un una? gruppo tutti fumano, minchia, lo condanni a spendere 5 euro al giorno di sigaretta. Ma porco Dio, ma sei un deficiente. Ah, non si può bestemmiare? No, bestemmiare sì. Però io non volevo bestemmiare, vedi, Dio Cristo. No! Ecco, vedi? Cioè, lo capisci? Non va bene. Cioè, se tu sei lì con un gruppo di gente, eccetera, stai fumando, quello lì non sfuma e gliela offri. Non ci, letteralmente non ci sono niente, non ci non deve essere differenza in maniera più assoluta, in nessuna dinamica. Però sono dell'idea che moltissime donne vogliono mostrare i loro Differenti, diritti in quanto sì, è femministe, di dire, vero. ah, io ho scopato con 50 tipi, ma allora anche tu sei una puttana come me. Però è la stessa che magari sfrutta il fatto che se va a ballare può andarci gratis, perché Giusto. basta che fa vedere un po' le tette. Se può, va a cena, il ragazzo deve pagare sempre per galanteria, deve aprire la portiera, è una donna quindi deve essere corteggiata. Tutti questi discorsi qua si basano sulla stessa idea del patriarcato, per le quali le donne se vanno con 50 uomini sono zoccole. È la stessa idea. Il patriarcato vuole questo, vuole che le donne se vanno con 50 uomini sono zoccole, che l'uomo deve offrire la cena, che l'uomo deve aprire la portiera, che l'uomo deve fare tutto, deve gestire, il capo della famiglia, eccetera. Il patriarcato è questo. Quindi, nel momento in cui cancelliamo il patriarcato, e io sono favorevolissimo a cancellare il patriarcato, perché Giusto. ormai non deve esistere, uomo e donne uguali, però se lo cancelliamo solo dalla parte della donna, quindi lo cancelliamo solo le parti che l'uomo, cioè che la donna è tutelata e invece l'uomo deve continuare a fare le cose che il patriarcato dice, è una cazzata e per me rimane una cazzata. E poi anche in live? Sì, stiamo mica. parlando. Così, cazzo, ok, mica. Stavamo parlando un po' degli sport che abbiamo fatto così. E poi zero. Nessuno ce l'ha più, Stiamo eh. tutti così, Mica, eh, scrivi stimare. le Anch'io, eh. Ma tutti. Poi ho fatto Io sono il un più po'. povero.
tu paghi 90 euro, 60.000 euro, ma tu sai cos'è la povertà? Ti rendi conto, sai cos'è la povertà? Ma sai perché? Cos'è la povertà? Ma perché dovrei, io non sono povera, bestia. Perché cosa dovrei fare? Sai perdonami. Cos'è la povertà? Dovrei vivere da vai povera perché ci sono dei poveri. Vai a zappare! Cioè, non ho capito, bestia. Per par condicio facciamo tutti i poveri. Infame! 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 Una matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Fortnite. Signori, il tuo fidanzato è un vero duro. Sempre quella roba, Ciccio, colpisce. Fede, non si muovere! Cristo Dio! Che cazzo è successo? Lo super figa. Sì, super figa però. E anche no, studia matematica, è un bel tipo, vabbè. Ieri mi arriva matematica. Sì, mi arriva un messaggio e mi fa un tipo a caso, fan. Sì, Ricky Borghese, lo dico. Allora Gabri, io ho visto la live di ieri e le parole di Vale, di questa ragazza, quello che ha detto. Porca troia, se dovessi davvero ciao. Riuscirci, ti rispetterei a vita. Noi medio brutti con personalità. Oddio! Questo qua mi scrive sempre. Ha detto noi medio brutti con personalità conquisteremo il mondo, spero. Quindi mi ha dato del brutto. No, vabbè. No, io medio brutto, ancora peggio. Medio brutto. Vabbè. Ma che aspetta. Stronzo. Guarda, sono un mostro medio brutto. Ciao Ricky. Lei non è medio brutta assolutamente. Beh. Tu vabbè, tu sei un mostro di Loch Ness proprio finale. No, vabbè. Okay, basta. No, mi accompagni tu. Posso fare mukbang qua? Oh, Simone. Vacci piano. Simone. Vacci piano. I piedi in faccia. No, era una roba per non farmi vedere. Simone. Non posso vedere. Sì, non ti posso. Hai fatto male. Non posso vedere. No, c'hai ragione. C'hai ragione. Coglione. Ma ci miniamo tutto il giorno io te. E stiamo per la testa. Allora Ilenia, però stai nel tuo. No, Ilenia, per favore, stai nel tuo. No, voglio gestire. Hai paura? Non ho paura, sono in live in quanto, visto che sono in live, voglio gestirti come donna in live. Donna in live, vai. Occhio. Grazie. Gestisco io te, mi sa. Non è un gestire me, è un gestire la logistica. Avvicinati un attimo, per favore. Rispondo solo a un messaggio, arrivo subito. Al driver, immagino. Che ti dice sono qua sotto, Cristo Dio scende. È una fatica celestiale prendere carta e penna? Non ce l'ho. Noi non abbiamo carta e penna, Giuseppe, siamo un non po'... Non ce l'hai? No. E allora con me te ne devi andare dritta dritta nel buco del cesso perché tu sei una grande mignotta. No, Giuseppe, un po' di rispetto, per favore, no, scusami, Michelle, no. Ma questo perché? Giuseppe il culo per anni. Ma il concetto è che quando... Tra l'altro è una tartaruga, mica era grossa così, aveva 8 anni. Poverina, che è morta? E beh, erano... 2 anni che, cioè erano 2 tartarughe, erano 2 anni che mangiavano la loro stessa merda. E perché si era rotto il filtro? Vabbè, tante cose grandi. Comunque, stai chiamando una ragazza che. Vabbè. E no, mio padre mi fa: quando è morta la tartaruga, pianti, lacrime, ha fatto il funerale, la festa di addio. Abbiamo organizzato una serata privata all'Hollywood. No, devi mandarglieli, Gabri. No, devi mandare i soldi. No, finché Giuseppe, devi mandare i soldi. Gabri, oh, devi dare i soldi a Giuseppe! Glieli do i soldi a Giuseppe, ma se questo si prende i miei soldi, no, non si presenta live, impazzisco. No, non succede. Ciao! No. Non mi sembra molto responsabile, allora, però. Non dovrebbe truffare. No. In teoria no, non truffa. No, davvero, devi mandare i soldi a Beppe. Ciao. Se no impazzisce. Beppe, come sei tuo amico. Cioè, Beppe, a me mi chiama Burro. Sì, Burro per i capelli. Che parla di 60.000 euro. L'intervento intelligente di Matt, che saluto. Allora, io ti volevo fare 3 domande, Michelle, no? Mi dica. Senti, a quanti centimetri dall'uccello di Rocco Siffredi sei stata mai? Non ci siamo mai visti. Ma che non ti sei mai vista. Ascolta, no, hai contato sempre chi mi mantiene. Ma tipo adesso chi è che ti mantiene? Che sono persone che ti mantengono? Sì, quante? Degli imprenditori. C'è più di uno? E cosa fanno? Certo. E ti bonificano ogni mese? Io ho la loro carta di credito. Ma scusa, loro cosa hanno in cambio?
Niente. Ma come niente? Per rincoglioniti, porco Gio. Vabbè, hanno in cambio il fatto di... Un mese e mezzo a Tenerife mi ho pagato io le vacanze, le ville, eccetera. Cioè, ci mancherebbe altro. Beh, ho capito, ma loro cosa vorrebbero? Secondo te, nella loro testa, perché lo fanno? Fa far casino, proprio. Ma tu pensi, veramente... Ma no, ma perché... Ma mi sta sul cazzo, io vado via adesso. Ma io pensavo che fu tu. Se tu pensi che io arrivo da Marte, non ho capito. No, però uno ti vede su YouTube... E effettivamente secondo ma perché me perché su YouTube io un po' mantengo, la percezione che... mantengo un profilo pulito perché io voglio ingrossare il conto in banca, Gesù Cristo. Hai capito? Ma no, scusa, no. Perché dovrebbe, perché Sofia Crisafulli dovrebbe aver fatto un figlio per hype? Ma perché avrebbe no. Un... Io non dico questo, io dico Agostina e Sofia s'amavano, hanno fatto un figlio e viene tirato fuori quando è il momento di sponsorizzare o robe, fare views. Ma no, non è che uno fa il figlio e conta i 9 mesi e, cioè, vabbè, io ho anche qualche prova al riguardo, ma non è questo il punto del discorso. Non voglio fare la guerra a nessuno. Qui esatto, non mi frega niente. Ok, però qui è un po' esagerato. Vabbè, ma è quello che penso, cioè, prova. Non può esserci una prova, ma certo.